Vabbè, sì, io metto sempre questa slide nella parte introduttiva per farvi riflettere sul fatto che il diritto d'autore va guardato con questi due punti di vista. Io non so, ecco, voi, lui mi ha detto un po' prima quali sono le vostre più o meno vocazioni, però a seconda del lavoro che andrete a fare, dell'ambito in cui andrete a lavorare, sarete un po' più di qua, un po' più di là. Ma non nettamente di qua, nettamente di là, perché è difficile essere sbilanciati in un mondo come quello di oggi, digitale, interconnesso, dire ah no, ma io sono solo uno che crea opere, non mi interessa di sapere come funzionano i diritti degli utilizzatori, o viceversa. Quindi la materia va studiata secondo entrambe le ottiche, cioè capire quali sono i diritti che entrano in gioco per tutelare le opere, quindi il lato titolare dei diritti, cioè sapere quali sono le regole che vi servono per tutelare le vostre creazioni, ma anche le regole che servono agli utilizzatori per potersi muovere in questo mondo, sapere quando devi chiedere il permesso e a chi devi chiedere il permesso. Non so, quindi vi chiedo, voi da che parte vi sentite? Cioè, immagino che ci sarà molta gente che scrive, che magari qualcuno che suona, che ha una band, che fa fotografie, no? Immagino, un corso come questo non credo di... Abbiamo dei fotografi, Cioè, quindi capito, abbiamo immagino che abbiate l'interesse a sapere lato arancione come tutelare i vostri diritti. Ma nel momento in cui fate l'archivista, il bibliotecario, ecco, il bibliotecario è il classico esempio invece di lato blu, no? Perché il bibliotecario storicamente, diciamo tradizionalmente, cosa fa? Raccoglie opere di altri, le cataloga e le mette a disposizione. Quindi è un utilizzatore, ma non è vero neanche quello adesso, perché il bibliotecario organizza l'evento culturale, organizza la banca dati a cui puoi accedere sul sito, fa la locandina dell'evento, cioè è un'attività anche quella in buona parte creativa. Quindi questo per dire che per avere una panoramica piena del diritto d'autore completa va vista da tutti e due i punti di vista. Quindi oggi non abbiamo tutto il tempo di fare la mega lezione, lato di qua, lato di là, però cercheremo di fare degli esempi che tengono un po' i due punti di vista. E questo è un po' lo schema orientativo della lezione, nel senso che noi dovremmo imparare quali sono le regole, la regola copyright, quando si applica il copyright a che tipo di opere, lo vedremo in breve, ma poi inizieremo a spostarci verso destra, a vedere che cos'è il pubblico dominio, che è questo simbolino qui del copyright che a un certo punto scade, cioè le opere a un certo punto diventano libere. E poi vedremo che in questo bianco e nero, cioè in questo tutto sotto copyright, tutto fuori dal copyright, in realtà ci sono delle sfumature di grigio, delle sfumature intermedie, che sono o delle eccezioni stabilite dalla legge, che si chiamano appunto eccezioni al diritto d'autore, i nostri sono gli articoli 65 e seguenti, ma in ogni legislazione c'è il loro elenco di norme, oppure il libero utilizzo può derivare da una licenza, che è una cosiddetta licenza open. Ho messo il simbolo delle Creative Commons, però ce ne sono anche altre che fanno questo lavoro. Le Creative Commons sono sicuramente le più note, le più famose. Quindi cerchiamo di seguire un po' questo schema. Prima dobbiamo capire, abbiamo detto, no, questa roba qua, cioè la regola di cosa si occupa il diritto d'autore, come scatta, come viene tutelata l'opera da diritto d'autore o da copyright. Vedete che lo sto usando anch'io come sinonimo qua, no? Cioè, qua ho scritto copyright nello schema, qua vi dico che cosa tutela il diritto d'autore. Però l'articolo 1 della legge sul diritto d'autore, la 633 del 41, ci dice che sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Cioè praticamente ha elencato tutti i campi della creatività umana, quasi tutti, e aggiunge addirittura qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione, quindi lascia il campo molto aperto a come queste forme di creatività si possono esprimere. E aggiunge poi un secondo paragrafo: sono altresì protetti i programmi per l'elaboratore come opere letterarie, nonché le banche di dati che per la scelta e la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore, cioè due nuove forme di creazione che sono chiaramente figlie della tecnologia, cioè fino al punto, fino alla parola espressione era la norma del 1941. Ma il legislatore del 41 non poteva arrivare al software e alle banche dati, che sono cose ovviamente nuove. Avete notato che dice programmi per elaboratore come opere letterarie? In questa sede sono sicuro che qualcuno ci arriva perché proprio equipara il software all'opera letteraria? Anche il software si scrive. La scrittura di oggi. Esatto. No, sapevo che in questa sede sono... No, a volte rimangono così quando lo dico, invece sì, perché il software si scrive, risposta esatta, cioè si scrive in linguaggio e quindi la cosa che gli assomiglia di più in realtà è un manuale di istruzioni, che capiscono solo quelli che conoscono quel linguaggio, quindi se tu sviluppi in Python,
Se uno sviluppatore Python non è detto che conosci il C++, non lo so, un altro linguaggio, non capisci quello che è stato fatto in quel linguaggio lì. Quello che conta quindi è il codice sorgente con cui è stato sviluppato il software e non tanto le funzionalità del software. L'articolo 2, se vedete, non fa altro che dettagliare maggiormente questo elenco, quindi adesso non lo leggiamo tutto, però sono 10 categorie di opere, dalla 1 alla 7 questa prima slide, e 8, 9, 10 le altre, che sono quelle nuove, vedete, i programmi per il laboratorio, le banche di dati e anche le opere del design industriale, che sono proprio le ultime aggiunte nel 2000-2001. Però, ecco, domanda, qua la slide è volutamente in bianco, no? Cioè, come divento titolare del... No, avete detto che tra di voi ci sono fotografi, scrittori, giornalisti, videomaker. Come divento titolare del diritto d'autore sul mio articolo, sulla mia foto? Questa è la domanda. Attenzione, la domanda precisa è come acquisisco il diritto? Davvero così vi lascia così basiti la domanda? Provate almeno. Solitamente arrivano due domande. Ci dovrebbe essere una differenza tra diritto, diciamo, comunemente inteso e diritto legale, cioè nel senso, cioè legalmente inteso. Mm? Se io scatto una foto, teoricamente io sono l'autore. Mm? Per riscattare, nel senso, io, da quel momento io l'ho scattata, sono l'autore. Ok. Quindi lo definisco come tale, mi autocertifico. Se poi un giorno però devo riscattare questo diritto, nel senso che devo vendere la foto, eccetera, deve essere legalmente inteso, cioè contestualmente a tutti inteso che io sono l'autore, per riscattarlo devo dichiararlo. Cioè devo dichiararlo in un'autorità competente e devo reclamare il diritto. Ok, cioè, mentre scatto io sono l'autore, però poi per utilizzarlo legalmente devo reclamarlo. Ok, sì, ho capito. Basta essere l'autore così. Ok, abbiamo una prima risposta. C'è qualcun altro che oppure vi ha codata questa? Di solito ne vengono fuori due, almeno e tre solitamente, però almeno due sicure. Questa è una prima. Cioè, siete tutti d'accordo con lei? No. Nel momento in cui l'opera viene realizzata. Ok, quindi è già diverso, cioè tu dici nel momento in cui realizzo l'opera basta, sufficiente quello. Certo, okay. Prima l'hai detto. Certo, magari non è sufficiente per essere tutelati, perché io sono abbastanza d'accordo con questa. Allora, la domanda è come acquisisco il diritto, attenzione. Non è come difendo, non è come... Non è come essere sicuri di essere remunerati. Esatto, bravo. Esatto, la domanda è molto neutra. Acquisisco il diritto cioè, essendo l'autore dell'opera, scattando la foto, finendo il documentario, dipingendo l'ultima pennellata, concludendo l'opera, lo acquisisco. Lo riscatto? No. Cioè, okay. Lo posso legalmente... Sul verbo riscatto che non riesco a seguirti, però la risposta è esatta. Legalmente utilizzarlo. Cioè la risposta esatta è questa che avete detto adesso, cioè non devo fare nulla in realtà. Cioè con la semplice creazione dell'opera acquisisco il diritto. Adesso ci arriviamo all'altra cosa che stavate dicendo, ci arriviamo, però la domanda appunto era come acquisisco il diritto, la legge dice non devi fare nulla e questo è un passaggio non da poco a livello logico, perché questo ci fa capire perché dobbiamo mettere una licenza Creative Commons sulle opere, perché se noi non mettiamo una licenza open e diciamo che la nostra opera è aperta, la gente, gli utenti non lo possono sapere, quindi devono intenderla come tutelata, perché il copyright scatta automaticamente. A differenza del brevetto, del marchio, che vengono depositati presso l'ufficio marchi o presso l'ufficio brevetti, il diritto d'autore, nonostante ci sia una leggenda metropolitana in giro che dice che se non vado alla SIAE a registrare l'opera non ho il diritto, in realtà la legge è molto chiara. Il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera. Punto. Si potrebbe fermare qua la norma e sarebbe già chiara. Quale particolare espressione del lavoro intellettuale? Vabbè. Quindi... Di cosa stavamo parlando? Quelle erano le altre cose su cui vi stavate un po' confondendo. Questo, cioè, il problema è il lato probatorio. Ok, ho scattato io la foto, però se devo fare causa a qualcuno, il giudice mi dice, sì, ma dimostrami davvero che sei tu l'autore. In molti casi la prova, come dire, è implicita, nel senso che se io ho fatto il libro, l'ho pubblicato, viene messo in commercio, c'è una data di pubblicazione, come dire, fa pubblica fede che ormai il libro sia mio, c'è il mio nome in copertina. Quindi non serve un'altra prova e quindi da lì in poi sono gli altri che devono dimostrare che non sono io o che io ho copiato altri.
Però diciamo che come principio generale, vedete, qui non vi metto nella slide una norma, perché non esiste una norma della legge che dice cosa devi fare, perché sarebbe una norma lunga 6 pagine. Ma dice il principio che deduciamo dalla giurisprudenza è che basta avere una prova di data certa, cioè riuscire a dimostrare di essere arrivati prima degli altri, molto banalmente, cioè dire ok, io sono in possesso di questa copia dell'opera prima di altri, quindi tendenzialmente sarò io l'autore. Ci sono tanti casi in cui la data certa ce l'abbiamo già, come ad esempio tese di laurea. Tesi di laurea l'ho fatta io, l'ho depositata, l'ho portata alla segreteria studente, si fa in digitale in realtà, però una volta andavi in segreteria studente con la copia rilegata male, quella brutta, quella lì aveva solamente una funzione di protocollazione, veniva messa in un archivio infilato, non l'apriva nessuno, però per 5 anni rimaneva lì perché serviva a fini legali, legali anche dal punto di vista del diritto d'autore. Cioè, se qualcuno ti copia un capitolo della tesi, è un attimo, chiedi all'Università, alla Sapienza, di un accesso agli atti della tua copia della tesi con data certa, cioè col timbro dell'omino, dell'ufficio postale, dell'ufficio, scusate, dell'economato, del servizio studenti, che ne so, che in quel momento è un pubblico ufficiale, che dice che lo studente Simone Riprandi ha depositato la copia della sua tesi in data 2 dicembre 2003. E quindi gli altri come fanno ad avere una cosa anteriore a quella? Ok, quindi ci sono situazioni in cui la data certa ce l'hai già, in tutte le altre, cioè le situazioni in cui me la devo creare io, allora la data certa io la posso fare con vari meccanismi, vari, diciamo, procedimenti, potremmo chiamarli così. Come vedete non ho messo il logo della SIAE perché sì, ci sarebbe anche quello, ma uno costa, due è ancora su copie fisiche ed è appartiene a un mondo che non esiste quasi più. Poi la SIAE te lo fa ancora al servizio, se vuoi mandargli il CD o il libro te lo prendono, paghi, però io ottengo lo stesso effetto, perché ricordiamoci che una semplice datazione certa è solamente attribuire una data certa con una firma digitale, ad esempio auto inviandomi una PEC, usando uno di questi sistemi che sono piattaforme private, cioè Safe Creative, Creativity Safe, Patamu è un italiano che l'ha messo in piedi. Praticamente mettono la loro firma digitale, cioè se io non sono attrezzato con la marcatura temporale firma digitale, mi iscrivo a sti siti, mando il file del mio disco, del mio e loro me lo restituiscono. Della PEC, che uno si autoinvia la PEC, non ci avevo mai pensato. Sì, allora è scomodissimo, cioè nel senso è proprio una roba da tenere in ultima. Sì, perché se no ti si riempie la casella PEC nel giro, cioè se io cominciassi con tutti i libri e con tutti i progetti e i video che faccio, mandarlo sulla PEC, auguri. Okay. Cioè dovrei avere 600.000, però se scrivete un libro della vostra vita e dovete mandarlo a 10 case editrici per farvelo valutare e non vi fidate, e fate bene, perché se non conoscete bene le case editrici può essere che ci sia il furbo tra queste 10, io magari prima di mandarlo mi farei la PEC. Cioè è, come dire, no, cioè, è un preservativo indossato, perché io me lo metterei, ecco, nel dubbio. Poi ci sono, ripeto, anche 1, 2, 3 che lo fanno tramite web, cioè mandi, ti registri, mandi il file, loro ti mettono una loro marca temporale legalmente riconosciuta e tu hai questo file con una marcatura temporale. Anche la blockchain fa esattamente questo. La blockchain è una tecnologia che mette in fila una serie di eventi digitali per cui qualsiasi cosa che è caricata lì deve essere per forza anteriore e posteriore ad altre, e quindi è un modo per dare una datazione certa. Anche quello non comodissimo, devi conoscere la tecnologia, però fa esattamente quello. Ecco, questo per dire però che il problema della marcatura non è qui che nasce il diritto d'autore ce l'avete già, questo è solo un modo per avere una difesa, per avere un qualcosa che vi mette al sicuro nel caso in cui, solo nel caso in cui qualcuno poi faccia il furbo. Ok? Quindi capito questo passaggio, capite anche perché appunto quando vuoi liberare la tua opera devi mettere una licenza Creative Commons, cioè tu metti una licenza Creative Commons a una tua opera non per tutelarlo, esattamente il contrario, tu la tutela ce l'hai già, la cosa che ti tutela di più sarebbe non dire nulla, dire copyright Simone Riprandi, punto, perché la legge te lo riconosce. Se metti una licenza Creative Commons in realtà vai nella direzione opposta, cioè vai nella direzione del liberare l'opera, e devi dirlo espressamente con la licenza, perché sennò gli altri arrivano sul tuo sito, vedono l'opera e non capiscono cosa possono fare, quindi nel dubbio si devono astenere, perché la legge genericamente dice tutti i diritti riservati, all rights reserved, cioè articolo 6. Ok? Giusto per chiarire, per chiudere il cerchio, diciamo che cosa non tutela il diritto d'autore, perché anche su quello c'è un po' di leggenda metropolitana, cioè il diritto d'autore non tutela le idee, cioè no, ma quell'idea lì l'ho avuta io, però quindi ho il copyright.
No, ni direi, perché l'idea è tutelata se si è espressa in una forma di in una di queste 10 forme qua che abbiamo visto, cioè le opere tutelate dal diritto d'autore. Ma non basta l'idea astratta, cioè l'idea deve essersi trasformata in un romanzo, in una foto, in un disegno, in un progetto di architettura, in un software. In una performance? Cioè, per esempio, la performance, sì. Qui c'è l'opera coreografica pantomimica. Ok, però la traccia, no? C'era scritto. Delle quali si è fissata la traccia, cioè... Questo mi ha acceso anche lì, sì, devi in qualche modo... Beh, allora basta farsi un video. Ok. Cioè, quando anni fa accompagnavo la mia fidanzata ai corsi di danza, vedevo che alla fine facevano il video della coreografia che avevano studiato quell'ora lì. No, l'insegnante diceva, ok, abbiamo studiato questa figura, che poi non erano sufficientemente creative perché era un corso base, no? Però se sei alla Scala, cioè se sei un coreografo di Mediaset o di Rai qua, è la coreografia come la fissi adesso con un video, nel senso che non, oppure so che i coreografi hanno dei termini chiave che servono per spiegare cosa devi fare in quali sequenze. Come se fosse un, come si dice, un canovaccio, un pentagramma, un canovaccio di un teatro di improvvisazione, no? Cioè improvvisi però in realtà su un canovaccio che ha, no, dei nomi, qui c'è la scena di un certo tipo. Quella roba lì è già creativa perché lei già è estrinsecata, magari in una forma che è ancora un po' grossolana da sgrossare, però ha già preso una forma. Uno dei punti delicati sono i format televisivi, perché il format televisivo a volte è un'idea, però in realtà prendono forma anche sulla base della grafica, i colori, il logo, quindi è un misto di copyright, marchio, quindi brand, e no, cioè quindi quando tu vedi l'Isola dei Famosi in spagnolo è identica, perché vogliono mantenere il format, e quindi quello è un misto di diritto d'autore e brand. Ok, però ecco, adesso stiamo andando un po'. Però era per sottolineare questo concetto che in sé il diritto d'autore non tutela l'idea astratta, come non tutela i procedimenti, i metodi di funzionamento e i concetti matematici. Beh, i concetti matematici mi sembra sottinteso, è matematica, non posso. Se è matematica non è creativa, se è creativa non è matematica, cioè uno esclude l'altro. Ok? Ma non vuol dire che non posso avere il diritto d'autore su un manuale di matematica. Ok, quindi il manuale di matematica l'ha scritto un professore, ha messo le spiegazioni, gli esercizi, la grafica, l'impaginazione di un certo tipo, il testo che spiega le varie soluzioni, quindi lì c'è diritto d'autore, ma non nel concetto matematico in sé, nel manuale di matematica. I procedimenti, chi è che mi fa un esempio di procedimento? Conosciutissimo, lo vediamo tutti i giorni anche in TV. Le ricette di cucina. La ricetta di cucina è un procedimento, no? Non è tutelato dal diritto d'autore, soprattutto quelle tradizionali, quindi difficilmente vedrete Cracco far causa a Bastianich per il risotto alla milanese, perché il risotto alla milanese si fa così, cioè, o la pasta alla matriciana. È simile al concetto matematico, cioè poi, è la scoperta di una verità. Allora, è una cosa, perché è un procedimento, non è creativo in sé, poi ciò non vuol dire che non esistono i libri di cucina. I libri di cucina esistono e sono tutelati dal diritto d'autore, ma il diritto d'autore è sul testo che spiega la ricetta, è sulla grafica, è sulla foto, è sul tizio, la parodia che si mette in copertina, ok? Quindi il diritto d'immagine è quello che stai vendendo, non stai vendendo il come si fa il risotto alla milanese, perché lo sapeva mia nonna 90 anni fa ed è ancora uguale. Quindi su quella roba lì non c'è un diritto d'autore in sé, ok? Quindi il diritto d'autore è sulle opere formalmente espresse, infatti qua dice copre le espressioni e non le idee. Quali sono di preciso questi diritti? Non abbiamo il tempo di vederli nel dettaglio, però ecco, per farvi capire che il mondo è più complesso di quello che può sembrare, noi non dovremmo dire diritto d'autore, ma dovremmo dire diritti d'autore, perché sono tanti. Cioè il diritto d'autore comprende, si dice, un fascio di diritti. E come vedete ha questa divisione, questa suddivisione ad albero, che ha una prima dicotomia tra quelli di tipo personale e quelli di tipo patrimoniale, e poi sotto un altro livello di divisione. E questa è la differenza principale che c'è tra il copyright anglo-americano e quello italiano-francese. Gli americani, diciamo che è come se non avessero questa gamba qua a sinistra. Cioè il copyright americano e inglese ha una vocazione squisitamente patrimoniale. Ecco perché vi dicevo prima che l'autore da loro te lo puoi levare di torno più facilmente, l'hai pagato. Ok, da noi no, puoi averlo pagato, ma se lui ti fa leva, ti agisce su uno dei diritti morali, te lo becchi ancora diciamo di traverso, perché magari hai fatto un utilizzo che è contrario alla sua reputazione come autore.
E quindi, non so, gli eredi di Giuseppe Verdi potrebbero ancora adesso agire perché un passaggio della Ida è stato utilizzato per un inno neofascista, no? Di un partito neonazista, e non gli va bene. Beh, va a pensiero a un certo punto. Lasciamo, esatto, non volevo fare esempi, però insomma, oppure Wagner, insomma, tutte sì. Quelle opere lì che sono molto trionfali si prestano ad andare in giro col braccio alzato. Però è perché sono state scritte in un'epoca in cui il nazionalismo, fra virgolette, era concepito in modo romantico e non aveva ancora preso quella piega che poi ha preso il secolo dopo. Però ecco, questo è un classico esempio di scuola. Però guardate gli altri, vedete che i diritti tipo patrimoniale, che sono quelli che servono, come abbiamo detto, a remunerare gli autori, no? A permettere all'autore di pagare il mutuo e la spesa, se ci fate caso non sono solo degli autori, ci sono anche dei diritti che si chiamano connessi, che sono questi qua, che sono di altri soggetti. Quindi aggiungiamo un livello di criticità, cioè non ci sono solo gli autori, ma ci sono soggetti che partecipano al processo creativo ma non avendo un ruolo autoriale in senso pieno. Esempio, i produttori discografici, i produttori cinematografici, gli artisti interpreti esecutori, le emittenti radiofoniche e televisive. Soggetti che hanno dei loro diritti a sé, ma che non sono autori delle opere. No. Il Brad Pitt che recita nel film non è autore, a volte anche, ma no. DiCaprio non è autore, è interprete. L'autore del film è lo sceneggiatore e il regista, i due principali autori del film. Autore del soggetto, autore della sceneggiatura e il regista. Eppure, magari in quel film possiamo pensare che DiCaprio sia stato il soggetto più pagato. Cioè, questo ve lo dico perché si chiamano diritti connessi, ma non è detto che pesino di meno nel mercato. Cioè, a volte sono i soggetti che hanno il coltello alla parte del manico dal punto di vista economico. Il produttore cinematografico è quello che decide di che morte deve morire il film, dove viene distribuito, quando va distribuito su Netflix, quando va in VHS all'epoca o in DVD. Ok, ed è quello che fa girare i soldi nella produzione cinematografica. Poi certo, voglio Julia Roberts che fa una parte, e Julia Roberts costa, anche se non mette una parola sulla sceneggiatura, non c'entra nulla. Lei va lì, si studia il copione, esegue. Però è Julia Roberts, la paghi tot, ed è quella che ti mette pure la faccia sulla locandina del film, quindi ti cede anche il suo diritto d'immagine per pubblicizzare il film. Ed è tutto diritto connesso, non è diritto d'autore. Se pensate agli eventi sportivi, lì è solo diritto connesso. Trasmettere la finale della Champions League è una roba che costa un sacco di soldi, tant'è che ormai nelle TV in chiaro è un po' di anni che non la vediamo più, e c'è un'asta per accaparrarsi i diritti in esclusiva della diretta della Champions League o del Super Bowl in America. E sono una marea di soldi, e lì non c'è diritto d'autore, perché un evento sportivo non è un'opera creativa, è un evento sportivo. Sono 22 persone che rincorrono un pallone, ok? Eppure c'è diritto connesso, che è un diritto di emissione radiofonica televisiva. Ok, giusto per farvi altri esempi. Poi vabbè, lasciamo perdere il diritto sui generis, è quello sulle banche di dati. Vi dico solo che si chiama sui generis perché è un diritto talmente diverso dagli altri che non riusciva a rientrare in nessuna delle categorie, l'hanno messo là, nel senso è sui generis. Funziona in modo completamente diverso, non riusciamo a spiegarlo oggi perché il tempo è troppo poco. Finita la parte, diciamo, dura, cioè di principi giuridici un po' più duri.